La situazione è nota. Arona ha perso la bandiera blu a causa di alcuni parametri fuori norma. La Fondazione per l'Educazione Ambientale, che ogni anno assegna il riconoscimento, quest'anno ha tenuto conto di parametri differenti rispetto all'anno precedente e questo ha di fatto decretato la perdita della bandiera. Intanto però Punta Vevera, da sempre maglia nera delle spiagge cittadine, è divenuta balneabile ed è diventata spiaggia del sorriso. Basterà questo per riprendersi il vessillo blu? Abbiamo intervistato il sindaco Federico Monti. La bandiera blu quest'anno non è stata assegnata ad Arona perché è in corso d'opera, cioè nel momento in cui si stavano facendo, diciamo, le valutazioni sulla nostra spiaggia sono stati cambiati determinati parametri. Se noi avessimo saputo preventivamente che questo avrebbe portato chiaramente alla non assegnazione, piuttosto non facevamo chiaramente la richiesta. Infatti abbiamo chiesto un colloquio con l'ente, la FEE, con il presidente della FEE, per capire esattamente che cosa sia successo, perché non è che le nostre spiagge sono diventate non balneabili di colpo, diciamo, non c'è più l'eccellenza, ma l'eccellenza era determinata da dei parametri di cui noi non eravamo a conoscenza. Abbiamo avuto dall'ARPA la completa trasparenza delle acque, ci hanno detto che le nostre acque sono balneabili. Addirittura nella nuova spiaggia del Sorriso abbiamo avuto dei parametri che sono molto vicini all'eccellenza, quindi per assurdo noi potremmo avere l'eccellenza anche nella spiaggia del Sorriso oltre che nella spiaggia delle Rocchette. Nell'arco dei 4 anni vengono fatti dei prelievi, nell'arco dei 4 anni ne fanno pochi all'anno e guarda caso nel 2019 c'era stato uno sversamento occasionale che poi è stato subito ridimensionato nella sua entità, tutto è stato rimesso a posto, c'era stata concessa una deroga, evidentemente questa deroga non è valsa per il 2021. Purtroppo è un fatto molto strano, ma noi abbiamo comunque il risultato di buono. Cosa vuol dire? Che le nostre spiagge sono assolutamente all'altezza di qualsiasi altra spiaggia e sono un parametro dovuto a un cambio di regolamento. Le nostre spiagge sono bellissime e ne avremo delle altre di altissimo livello. Ora attendiamo la replica di Legambiente. Li abbiamo cercati in diverse occasioni, ma al momento non siamo ancora riusciti a incontrare nessuno. Seguiteci per saperne di più, solo su Sniper Web TV.